Bastard. Dai, che ho trovato la forma di concentrazione mentale. Dai, dai, concentrati, sì. Dai, dai. Tutto guaiaio. Dai, dai, dai. Dai, sincopato. Dai, sincopato. Bunu, a bunu. Minchia paura. Panico, pa, panico, pa, panico, paura. Oh, come? Paura. Pronto? Pronto? Sì, pronto, signora, salve. Pronto? Mi dica. Sono Giovannino. Senta, io ho chiamato, che so che voi fate le cose in 3D con la stampante, che creiamo le cose, che fate le cose col computer, che mi serviva per fare un regalo a mio zio che arriva cosa dall'America. Deve fare? Un regalo. Ho capito, ma quante copie di cosa? Una, te la sto spiegando. Devo fare una cosa, una statua. Quella più grande che riuscite a fare di misura. Una statua, ma un manifesto, cosa vuoi? No, allora, presente la statua della libertà? Perché mio zio arriva dall'America, allora volevamo fargli fare una roba un po' modificata all'italiana, allo zio Frank, che è uno importante. Sì, ma noi non facciamo questo lavoro. Cioè, come proprio una statua sfagomata, a forma di statua? Sì, la cosa col 3D, con la stampante. Voi non le fate che vedo gli omini, quelle robe lì? È una statua grande, no. Signora. Come? Non dico una statua grande, io dico una statuina. Ma noi non facciamo, noi facciamo solo su carta. Allora si può fare anche su carta la statua a forma di calcola. La statua su carta, ma io non lo so che possa fare, cioè, ma in che materiale lo cazzo vuole? Fate? Ma cosa fai, si disegni con la penna, signora? Ma che cazzo, siamo nel 2023, ma pensate, va. Allora noi siamo una tipografia, facciamo libri, ma cataloghi, che cazzo? Di sì, tutto. Sì, ma non ne... facciamo certamente. Ma non me ne frega un cazzo, io volevo fare la statua, a me dei tuoi libri proprio li brucio, minchia, che cazzo me ne faccio, ma... capito? Ma io non ho capito che se lei mi parla una statua, noi facciamo anche dei roll up che può essere alta 2 metri. Però è sempre su carta, su tela, ma non capito. È che possiamo fare una statua, no? Ho capito. Dai, vabbè, adesso hai rotto un po' i coglioni, non mi interessa più niente. Ti saluto, va? Ma che cazzo, ma pensate che ma pensate alla gente, ma guarda che proprio va, ma si pigliano anche sì, il tempo, sì, è prezioso, per dirti poi che non te lo fanno. Che cazzo, sono in carcere che mi fai buttare via la vita, oh, cretino. Tamarri. Pronto? Sì. Senti, sono Massimo Di Quarto. Voi siete tipografia 3D, cose di... No, ha sbagliato numero. Ha chiamato un marmista. Ah, fatta anche... Che fretta c'hai, io? Minchia, non è che come? Il marmo si scioglie col freddo, il marmo. Stai calmo, capito? Fammi parlare, no? Senti, ma tu fai anche le statue? No, non l'ho capito bene, come dici? Fate anche le statue. Sì, ma stai calmo, calmati. Quanti caffè hai bevuto stamattina? Fate anche le statue? Giusto una birra. Tu quanto hai bevuto? Ah, io Pippo, mi faccio un destro ogni tanto. Adesso sono ancora tranquillo perché... Ma quanti anni c'hai? Ma cazzo sei, carabiniere? Cosa vuoi, documento? Sì, anche. Ti dico anche le generalità, sto a parlare. Senti, marmista, più o meno facciamo lo stesso lavoro, perché tu lavori con la polvere irrigidita, invece con la polvere quella sdraiata. Senti, quella sdraiata, con la cannuccia. Quindi cosa fai tu? Fai anche le statue, le epitaffi? No, cosa cazzo fai? No, statue non ne facciamo. Facciamo cosa solo, fai, piastrelle? Robe semplici. Tipo? Tipo, cos'è, un'indagine di mercato? Mandami la richiesta e io ti rispondo. Questa è la telefonata più bella del mondo. Io non voglio rispondere a te, tu non vuoi rispondere a me, che cazzo siamo al telefono a fare? Sì, infatti, no, perché io devo fare una cosa col marmo. Ho dei clienti qua davanti che non ma com'è, non che sono tutti pieni. Devo oggi? Devo riprendere il volo per New York e non possono aspettare. Minchia, quanto guadagni col marmo? Ma un botto, guarda, un botto. Mamma mia, quasi come la troppo. Bamba. Oh. Come? Quasi come la Bamba guadagni col marmo, fantastico. No, quello sicuramente. Va bene, comunque, è un mercato più conveniente. Faccio così, allora come io ti prendo... chiami? Come ti chiami? Simpatico. Massimo Di Quarto, ma il mio nome te lo ricordi? Perché adesso prendo lo scooter, vengo lì e ti tiro Massimo uno schiaffo. Massimo Del Quarto! Ti tiro uno schiaffo così forte che ti sembra di essere scivolato in bagno. Ma dovete venire almeno in 2-3. No, ma guarda, veniamo in 5. Mignolo, indice, appunto, anulare, almeno, pollice. Dimmi, Massimo, ti presento tutti e 5 i nani. Già, faccia Massimo. Di merda. Ciao, stronzo. Ciao, Massimo, ciao. Che telefonata è stata questa? Non lo so. Cos'è?
Tamarri. Pronto? Sei prontissimo? Pronto? Sei la stamperia 3D? Ciao, grande. Senti, mi ha detto che siete forti voi a fare le cose. Mi serve un'informazione. Voi le stampate le statuine? Cioè, se io ti do un'immagine, ti faccio un esempio. Io vorrei fare una statua della libertà un po' modificata per mio zio Frank che arriva dall'America a Natale e volevo fargli questa statua un po' particolare, diciamo, tutta nuda. Ma che dimensione ha? Ti sto spiegando, aspetti, sto spiegando. Allora, vorrei... cosa hai detto? Di che dimensioni deve essere la statuina? Non lo so, quella più grande che riesci a fare, quanto può essere grande? L'importante è che ti stia poi nella borsa per tornare. 20, 30 centimetri. Ah, ok. È fattibile, okay. È fattibile. Sì, fattibile. Non so per quanto riguarda i tempi, entro Natale non so se ci arriviamo. No, però lui sta qua, capito, sta anche dopo le feste, no? Che poi facciamo il Capodanno e lui è appassionato di botti, esplosioni. Ma siete di qua, di Palermo? Sì, veniamo lì a Palermo che abbiamo i parenti. Cioè lui arriva da New York a Roma. Poi prende l'altro aereo che scende a Palermo. Ok. E quindi siamo sto parlando, fammi finire di parlare. Dopo ci diciamo tutte le cose, i telefoni, le mail, tutte le cose che adesso non ci sono. Mi dica. Allora, sentimi bene, a me serve questa statua. La spiego così tu mi dici se è fattibile. Però te lo dico una volta sola, hai capito? Lo so. Sì. Hai capito. Allora, te la faccio, me la devi fare tutta bianca. La statua della libertà bianca, nuda. Io ci troviamo il modo per farla nuda, totalmente nuda, con in mano, invece sai che in mano c'ha la candela, certo, con la torcia. Togliamo la torcia, ci vogliamo mettere una bella pistola che è il segno di potenza, perché lui è New York, hai già capito. E poi con l'altra mano, invece di tenere il libro, c'ha un sacchetto bianco, tutto bianco. È una a posto della, lei è nuda, quindi copriamo le parti intime, ci mettiamo una foglia di Maria se si può fare, deve essere una roba, hai capito, già deve essere un pezzo d'arte proprio, capito, magari gli mettiamo anche una sigaretta in una canna, perché ci deve essere un po' quella roba là, che lui è uno vissuto, ha fatto la galera, è uno pesante a New York, quindi adesso non ti dico come si chiama, poi magari quando veniamo in negozio lo conosci, però è uno pesante, un numero uno, brava persona, proprio. È un signore, lui quando fa qualcuno proprio con stile preciso. Comunque vabbè, dai, senti, allora facciamo così, adesso mi puoi dare l'indirizzo email, dammelo. Ok, allora info, sì, chiocciola punto it. Ok, l'ho segnato. Ma con chi ha parlato? Chi c'è? Facendo i nomi? Cosa? Per sapere chi ci ha consigliato. Che cazzo ne so, ha acceso il computer, ha detto il migliore a Palermo, mi è uscito il tuo numero. No, l'ho sentito parlare, me l'hai consigliato anche Tommaso faccia falciata, hai capito chi è? Sì. Che quello che è famoso, cliente insomma, fedelissimo. Che c'ha la faccia, che è quello che è caduto per terra con la moto, che gli si è aperto il cranio, una storia lunga. Vabbè, senti, allora facciamo, io ti mando la mail con tutto. Va bene. Mi raccomando, deve essere una cosa silenziosa, che lui non deve saperlo, che poi gli amici parlano e lui poi gli roviniamo la sorpresa. Sì, certo. Stai calmo. Va bene. Hai capito? Che cazzo, chiudi. Okay. Adesso chiudi. Dai, chiudi. È stato un piacere. T'ho detto chiudi, coglione. Ciao. Chiudi, scemo. Ma pensate. Pronto? Ho detto che devi chiudere. Che cazzo fai ancora col telefono aperto, scemo? Cazzo vai? Pezzo di coglione. Devi chiudere. Chiudi. Ma pensate. Paura, panico, 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 paura. Oh, come on. Paura. Tamarri.